Ciao, sono Elena Starace. Brasil agli occhi di Dio è il progetto che abbiamo scelto di presentare al premio Leo de Bernardinis. Soggetto e testo sono miei, la regia sarà affidata al drammaturgo e attore Massimo Odierna e l'interpretazione della protagonista sarà affidata all'attrice Piera Russo. Ci sarà una collaborazione di noi tre per l'adattamento del testo alla scena e oltre a Piera anche Massimo ed io interpreteremo alcuni personaggi all'interno dello spettacolo. Quello che ci aspettiamo dal premio Leo de Bernardinis combacia con la motivazione che ci ha spinto a presentare il progetto. Un premio del genere ha una preziosità rara. Chiunque abbia voglia di ascoltare la tua storia nel momento in cui si rende disponibile a farlo, ti sta già dando qualcosa. Ti sta dando uno spazio di espressione, di prospettiva, ti offre in un certo qual modo una libertà, come lo fa in particolare questa organizzazione, questo premio, offrendoti i mezzi perché la tua idea possa diventare uno spettacolo. Uno spettacolo poi diventa pubblico e il rapporto tra questi due elementi, laddove ci sia stata una ricerca, un percorso di crescita, di conoscenza, diventa arte. Personalmente il premio Leo de Bernardinis mi è apparso come fraterno. Qualcuno che in mezzo alla folla si accorge che hai qualcosa da dire, che hai un bisogno e ti ferma, ti guarda e ti dice: dimmi, dimmi, ti ascolto. L'identità. Questa labile puttana che ti si mette addosso e ti monta senza pietà. Basta niente a mandarla via. Basta che cambino i fattori, le pedine sulla tavola. Basta un soffio di vento storto e tu non sei più quel nome, quella storia, quel futuro che pensavi di avere. All'osso dell'identità sei quanto dai e quanto capisci. E più capisci, più sei.